Non immaginiamo quante ripercussioni può avere la crescita di soggetti seguiti bene e con genitori preparati al ruolo della genitorialità, piuttosto che soggetti lasciati a se stessi, parcheggiati con genitori inconsapevoli. Oggi tendiamo più che mai a considerare il settore dei servizi all'infanzia come un settore come un altro. Invece non è così. Stiamo costruendo il nostro futuro, quello che facciamo con i bambini è la società futura di domani e non va assolutamente presa sotto gamba. Ma io sinceramente ho delle perplessità su quanto detto dall'assessore e mi spiego. Mi fa piacere che ci sia anche l'assessore Romor vicino. E vorrei chiedere precisamente che cosa c'è che non va in questa mozione. Ribadiamo la richiesta di sapere che cos'è che non è corretto nella mozione. Ci intristisce però vedere come venga approvata una mozione che di fatto è una mera operazione di facciata e che nella sostanza e nei fatti non significherà niente, perché è evidente che già per l'amministrazione già oggi c'è un corretto svolgimento dei progetti educativi, quindi questa mozione ha veramente ben poco valore. Non si è data risposta alla mia richiesta prima di dire espressamente quali sono le parti non condivisibili della mozione che abbiamo presentato noi, siccome non c'è scritto niente di più e niente di meno che meri fatti, capiamo che dei servizi educativi a questa amministrazione non interessa niente di niente. L'unica cosa che interessa qua è salvare la faccia e questo è l'unico motivo per cui si approva questa mozione. Noi andiamo avanti lo stesso. No, scusate, le trombe no, però.